Allora, io ora mi ci incazzo. Ora mi ci incazzo. E mi incazzo con voi. Con voi. Cioè, Politano e Spinazzola sembra lo scambio ormai quasi fallito. Cioè, sembra che le parti non stanno trovando un accordo. Anzi, hanno cambiato anche la opzione di acquisto. Anche se ora sto leggendo che, diciamo, stanno cambiando delle opzioni di acquisto per poter fare lo scambio, ma ora mi incazzo con quei romanisti che fino a ieri, l'altro ieri, scusate, fino all'altro ieri dicevano: "Ah, vabbè, ma perché diamo Spinazzola per un giocatore come Politano? E Spinazzola era l'unico terzino buono che aveva la Roma e Politano è una pippa", tutte cose così. Ora che sta saltando questo scambio oppure sta cambiando le condizioni, adesso dice: "Ah, società di merda, non riesce a fare uno scambio, tutti i tifosi di una società di merda non riescono a fare uno scambio e ora ci riprendiamo Spinazzola che è rotto, siamo imbarazzanti", cose così. Ora mi ci incazzo perché voi l'avete voluto, teste di cazzo, voi l'avete voluto, voi che litigate questa società che per ora Petraghi vi ha preso tutti i giocatori di buon livello, non vi ha preso fino a fenomeni, non stiamo considerando Petraghi come l'uomo che, diciamo, ha risolto i problemi della Roma comprando Kalinic, non stiamo dicendo questo, ma che comunque ha comprato dei giocatori buoni che stanno facendo bene e ora che siamo quarti, ora siamo quarti anche grazie a questi giocatori, perché tu hai a centrocampo e Veretout e Diawara che l'anno scorso non ce l'avevi. Quest'anno hai Mancini e Smalling che l'anno scorso non ce l'avevi e l'anno scorso prendevamo un sacco di gol, in porta l'anno scorso avevi Olsen, quest'anno hai Paolo Lopez e in attacco forse ci manca qualcosina secondo me, però comunque adesso se uno no, Petraghi no, decide di dare un giocatore come Spinazzola che oltretutto ha comprato lui e secondo me non facendo questa grandissima opzione di mercato, ma capisco che la Roma in quel momento doveva fare plusvalenza. Quindi ti lo sta rivalutando se 30 milioni, cioè Spinazzola ha valutato 30 milioni. Ragazzi, non ha fatto una partita Spinazzola, ne ha fatte tre. Ne ha fatte tre di cui due a destra giocando male e una a sinistra giocando male. Perché quella partita che ha giocato a sinistra, che era in Europa League, ha giocato malissimo. Cioè noi abbiamo, mi ricordo, contro una squadra in merda, abbiamo pareggiato. E quello passa la palla, Spinazzola passa la palla al giocatore della squadra di merda e pareggia contro di noi. E quindi abbiamo anche rischiato, non dico per colpa sua, però in quella partita abbiamo rischiato, a causa di quella partita abbiamo rischiato di non passare in Europa League, per farvi capire. Ora mi ci incazzo perché tutti quelli che dicevano che Spinazzola è un fenomeno per una partita giocata bene contro l'Atletico Madrid sono delle persone che non capiscono un cazzo di calcio. Perché obiettivamente Spinazzola io lo so che ha delle qualità e che permettono di essere un bel terzino. È veramente un bel terzino e secondo me, diciamo, nella difesa a 4 è un po' sprecato perché lui è, diciamo, è più un esterno di spinta rispetto a un terzino pure vero come è nella Roma. Ma ragazzi, noi a sinistra abbiamo Kolarov che gioca 40 partite all'anno, capito? A destra abbiamo Florenzi che piano piano si sta riprendendo e comunque abbiamo visto che Spinazzola a destra non vale più di Florenzi. Quindi che vi lamentate? Stiamo prendendo un giocatore che è romano, romanista, che vuole ritornare a Roma, ha sempre detto che voleva tornare a Roma, stiamo prendendo neanche una pippa, cioè dici sai prendiamo una pippa, stiamo prendendo un buon giocatore. L'anno scorso ha fatto benissimo con Spalletti, non so se ve lo ricordate, l'anno scorso con Spalletti ha fatto benissimo Matteo Politano, ha fatto benissimo, col Sassuolo ha fatto benissimo. Lo stiamo riprendendo, lo stiamo riportando a casa. Lui è romano, romanista. Ci servono dei giocatori del genere. Ci servono giocatori come Pellegrini, come Florenzi, come Matteo Politano, come Zaniolo. Cioè, Zaniolo non lo so, vabbè. Però, comunque, giocatori italiani cresciuti a Roma. Zaniolo non è cresciuto a Roma, ora vabbè. Lasciate perdere Zaniolo. Comunque, ci servono dei giocatori italiani, romani, romanisti. Ragazzi, ci servono. Servono per lo spogliatoio. Servono per il tifo. Comunque non stiamo prendendo neanche una pippa perché un Politano è molto più forte di Under. Vuoi tenerti Under tutta la stagione? Vuoi comprarti Suso? Cioè dimmelo, dimmelo. A sto punto dai via Spinazzola che tanto non ha fatto niente da te, non ha fatto niente da te, non ha fatto neanche granché nella Juventus.
Perché nella Juventus, sì, tutti diranno, però ha fatto quella gran partita contro l'Atletico Madrid. Sti cazzi! Cioè, che cazzo mi frega a me che ha fatto una bella partita contro l'Atletico Madrid? Ha fatto una bella partita pure in campionato, ma sti cazzi, ha fatto tre partite l'anno con la Juventus. Io non sto dicendo che Spinazzola non è una pippa, non l'ho mai detto. Però, ragazzi, se te lo valutano 30 milioni un giocatore che si infortuna molto spesso ed è per questo che l'Inter sta facendo saltare questa trattativa per le sue condizioni fisiche che non sono ottime, non sono buone. Allora perché? Allora perché? Perché non. Allora ora perché dovete criticare la società? Cioè la società vi stava a fa sto scambio che per la Roma era il top che poteva fare rispetto a dare un Der Versuso. Preferite questo? Ditemelo, preferite questo? Allora, tenetevi Spinazzola, ci prendiamo un Der, cioè ci diamo via un Der e prendiamo un Suso. Ditemi questo, cioè, volete questo? Non lo so, vabbè, fate come cazzo pare, comunque vabbè. A parte questo, diciamo che, vabbè, secondo Di Marzio, che secondo me è il più grande, quello che dà, diciamo, le vere notizie di mercato, lo so che qualche volta sbaglia, ma ragazzi, il 90% delle notizie che dà Di Marzio sono tutte giuste. Comunque sta dicendo che le parti stanno comunque continuando a trattare affinché la trattativa non salti e che ora, diciamo, stanno cercando di trovare un obbligo di riscatto legato alle presenze di Spinazzola, non di Politano, di Spinazzola. Quindi vuol dire che se Spinazzola non fa delle determinate presenze e Politano di fare il fenomeno a Roma, tu, caro romanista che hai criticato questa scelta di mercato, te la prendi nel culo. Te la prendi nel culo. E come te la prendi nel culo? Te? Sappiamo tutti noi. Capito? Quindi, ora vabbè. Quindi vuol dire che Spinazzola dovrà fare queste partite. Probabilmente, secondo me, Spinazzola non sta benissimo fisicamente ed è per questo che non ha superato al 100% i test fisici. E quindi non lo so, per me, a me pare tanto un'inculata. A sto punto è meglio tenersi Spinazzola e cercare, diciamo, di trovare una trattativa con l'Inter per Politano, magari prendendolo con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto, un prestito di 18 mesi, un po' come, diciamo, ha fatto Caldara all'Atalanta, e poi lo paghi magari 17-20 milioni così, no? Però l'Inter secondo me te lo valuta di più e di conseguenza è difficile. Spinazzola può essere sostituito perché, ragazzi, Spinazzola non è una buona alternativa sicuramente a Korob e a Florenzi. Però prendi un altro terzino e stai a posto così. Magari te dico manco. Cioè, molti dicono, però dopo così, se diamo via Spinazzola, giochiamo con Bruno Peres. Non so che dirti, cioè Bruno Peres ce l'ha detto 18.000 volte Fonseca che non sta nelle condizioni giuste per giocare. Quindi se Bruno Peres torna, gioca comunque Santon, perché Santon sta meglio di Bruno Peres, che poi per carità non è che Santon sia sto grande giocatore. A sto punto prendi un terzino che sei sicuro che faccia benino, quindi sei sicuro che faccia abbastanza bene. E stai a posto, aspettando che ritorna Zappacosta, che prima o poi ritornerà, lo speriamo tutti. E quindi per ora stai così. Altra notizia di mercato, la Roma ha praticamente chiuso per i Bagnets dell'Atalanta. Sono 2 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 8, quindi andremo a pagare 10 complessivi. Non lo conosco. Devo dire la verità, non conosco il giocatore, ha fatto poche partite all'Atalanta. Quando l'ha giocata, comunque, da quello che ho sentito, l'ha giocata abbastanza bene. Però è un'incognita. Secondo me, non so che cosa serve, secondo me è perché Juan Jesus andrà via, oppure Fazio, e di conseguenza la Roma ha bisogno di un difensore. Oppure Setién andrà via in prestito. Non lo so perché l'ha preso la Roma, però abbiamo preso questo giocatore e sicuramente sarà più per il futuro. Comunque ragazzi, ora fatemi sapere cosa ne pensate, se per voi lo scambio Politano-Spinazzola si farà, nel caso vi farò un video e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.